Bene, per la serie analizza con un mio studente, vedremo questa partita giocata di recente nel 2013 da uno studente francese, Yannick è il nome, è francese, voi direte ma come diavolo è un francese prendere lezioni da un italiano? E sì, perché Yannick è un ragazzo che studia italiano in Francia e quindi capisce bene l'italiano. Anche nelle via email ci scriviamo tranquillamente, c'è qualche errore grammaticale, ecco, che poi semmai ne discuteremo pure, ma insomma è un ragazzo con cui stiamo iniziando un percorso di studio, percorso che ovviamente è rappresentato non solo da video lezioni, eccetera, ma soprattutto anche dall'analisi delle sue partite di torneo, perché siamo onesti, è quello il valore aggiunto, cioè non si tratta semplicemente di leggere un libro o vedere delle video lezioni o fare degli esercizi, quello che veramente fa migliorare a scacchi è l'analisi delle proprie partite, con qualcuno possibilmente insomma, che possa aiutarti. Yannick, tra l'altro, questa partita poi dopo l'ha analizzata, oltre che con l'avversario che è un forte maestro 2293 di Elo Fide, quindi insomma praticamente un maestro Fide, l'ha analizzata pure con un grande maestro, come poi dopo vedremo, che diciamo, giocava nel suo stesso torneo, poi l'ha vinto. Yannick è un 1800 di Elo Fide, quindi diciamo a cavallo tra la seconda e la prima nazionale, ma è forte. Questa partita, dicevo, mi ha particolarmente colpito, era interessante, l'ho voluta trasformare in video. È il primo turno del torneo e quindi Yannick si trova a giocare con un avversario di 500 punti Elo più forte, perché quello è il problema del sistema svizzero, no? La testa di serie, diciamo, il suo avversario è una testa di serie. Vediamo cosa gioca. Siciliana aperta. Siciliana Taimanov, ma come vedremo dopo, l'interpretazione moderna della Taimanov, cioè senza cavallo G7, che era l'interpretazione originaria di Taimanov, giocare B5 subito, poi giocare cavallo G7. No, quello che vuole fare il maestro è tutt'altro, l'interpretazione moderna. Tra le siciliane, la siciliana Khan e la Taimanov sono le più solide e le più sicure. Io personalmente non mi vergogno di dire che ho insegnato la siciliana Taimanov anche a ragazzi che giocavano a scacchi da un mese. Secondo me è ottima come prima apertura. Farli giocare E4 e E5 ha una sua logica, certamente, perché giustamente uno deve imparare i giochi aperti, come si suol dire. Ma la siciliana, con la siciliana, che è vero che è semichiusa, però in realtà spessissimo diventa aperta, come in questo caso, e quindi ugualmente anche il principiante, il neo, diciamo proprio chi inizia da pochi giorni a giocare, può studiare sia i tatticismi tipici dei giochi aperti, però senza subire le sconfitte, che siamo onesti, capitano sempre quando si gioca E4 e 5 con i giochi aperti. Quindi psicologicamente la reputo migliore. La teoria da studiare non è grandissima, perché attenzione, quando si dice la siciliana c'è un sacco di teoria, è vero, ma se prendiamo sott'occhio tutte le siciliane. È ovvio che se voi mi parlate di siciliana Neidorf, vabbè, allora alzo le mani, è chiaro che non è apertura adatta a un principiante, ma quella non è adatta nemmeno a un prima nazionale, cioè la Neidorf è da candidato maestro in su, quindi voglio dire, piano col tipo di siciliana che vogliamo affrontare. Bene, ora vediamo cosa ha giocato Yannick, ha giocato cavallo C3, una mossa insomma naturale, ovvia, la grande alternativa è rappresentata dal sistema, dalla formazione Marocci. Questa è la grande alternativa del bianco alla quinta mossa, ma ha giocato cavallo C3, donna C7, ecco qui è tipica della Taimanov, dell'approccio moderno, sviluppare subito la donna C7
cavallo C6, rallentando, cioè aspettando un po' prima di spingere A7, A6, che è una mossa tipica della siciliana per avere un'espansione sul lato di donna. Quindi questa è la differenza, diciamo, rispetto alla siciliana Khan, che invece presuppone una più precoce spinta in A6, ma poi soprattutto il cavallo non va in C6 ma va in D7. Quindi queste sono le due differenze fondamentali tra la Taimanov e la Khan, ma ripeto, sono entrambe ottimi sistemi per il nero. Ora a questo punto il bianco anche qui ha varie scelte, per esempio G3, i sistemi con fianchetto sono molto buoni. Perché sono molto buoni? Perché normalmente contro questi sistemi il metodo migliore per il nero è giocare E5, quindi diciamo così, rendere cattivo l'alfiere campo chiaro del bianco, bloccare la grande diagonale. Però siccome qui il nero ha giocato E6, e quindi diciamo così perderebbe un tempo, quindi G3 il fianchetto è molto buono. Altra idea è per esempio F4, però onestamente questa pseudo-aggressività del bianco favorisce solamente il nero, non è granché. Yannick ha giocato alfiere 3, che è la mossa più popolare in assoluto, con cui l'alfiere occupa un'ottima posizione, perché mette sotto pressione sia il lato di donna, sia il lato di re, quindi tiene sott'occhio tutto quanto. A6, appunto, adesso è il momento di farla, perché il bianco minacciava veramente cavallo B5, supportata dall'alfiere. Anche qui il bianco ha la scelta tra vari sistemi, può giocare per esempio l'attacco inglese, donna D2, cavallo F6, arrocco lungo. Ecco, questa è la grande differenza con la siciliana Khan. Nella siciliana Khan questa chance abitualmente il bianco non ce l'ha, non può arroccare lungo. L'arrocco lungo è il metodo migliore del bianco nella siciliana, è l'approccio più aggressivo. Quindi questa è la leggera differenza tra la Khan e la Taimanov. Ecco perché nella scala dei valori della siciliana sicuramente la Khan è l'apertura, è il sistema migliore da consigliare per il nero, il più solido. Al secondo gradino c'è la siciliana Taimanov, quella che stiamo vedendo adesso. E poi man mano, scalando, abbiamo gli altri sistemi posizionali, come per esempio Svechnikov e Kalashnikov, che sono caratterizzati da D6 più E5, e sono l'approccio, anche quello molto solido, perché impediscono l'attacco inglese, e quindi diciamo sono un approccio posizionale. E poi man mano, fino ad arrivare appunto alla Nidov, che, ripeto, è il sistema più complesso e quindi quello più da sconsigliare, ma Khan e Taimanov migliori. Alfiere 2 ha giocato Yannick, l'altra alternativa, ecco, dimenticavo, è alfiere di 3, un approccio standard, la coppia degli alfieri ben centralizzata, guarda sia il lato di donna che il lato di re, per esempio cavallo F6, arrocco corto e così via. Quei due alfieri stanno piazzati bene, però onestamente il nero non è molto preoccupato. Alfiere 2 è più popolare in assoluto, cavallo F6 ovviamente, arrocco corto, e ora alfiere B4. Entriamo nelle vere e proprie acque della Taimanov, perché volendo il nero aveva ancora a questo punto la possibilità di giocare alfiere E7 e dopo F4 D6 giocare la Scheveningen, un altro sistema che però è molto pericoloso, aggressivo, e quindi un altro dei sistemi da sconsigliare, diciamo così, ai principianti. Io per principianti intendo fino a prima nazionale, cioè sono molto estensivo in questa classificazione, ma purtroppo la mia esperienza personale. Quindi Scheveningen, Nidorf, da candidato maestro in su. Svechnikov e Kalashnikov accettabile, diciamo, da un livello di terza nazionale a prima nazionale, il in su ovviamente, e viceversa Khan e Taimanov da non classificato in su. Quindi ecco, questa è la mia classificazione mentale, supportata dai testi, dai libri, ma soprattutto dalla pratica di torneo, che rende evidente come
questi sistemi siano molto solidi per il nero. Ora il Jannik ha giocato a cavallo per C6 e ora la prima sorpresa della giornata. Il nero ha giocato, ha ricatturato di donna. Stranissima, francamente io non l'avevo mai vista, nessuno me l'ha mai giocata, perché io gioco questo sistema col nero. B per C6 è estremamente più frequente, più logica, perché il nero, diciamo così, porta un pedone verso il centro, da B7 in C6. E prepara immediatamente la spinta in D5, che è il principale goal strategico del nero. La main line, la continuazione principale della Taimanov, è appunto cavallo A4, con l'idea di sfruttare la debolezza della casa B6. Qui il nero ne ha provate varie finché non ha trovato alfile 7, mossa da punto esclamativo, la mossa migliore in assoluto. Cavallo B6 minaccia la torre, deve spostare la torre, cambia, deve catturare l'alfiere per... catturare di donna per proteggere il pedone A6 che è sotto attacco, e nello stesso tempo il nero preme sul pedone B2. Tra i vari metodi con cui il bianco può difendere il pedone B2, alfile D4 è il principale perché è molto attivo, l'alfile centralizzato, C5, alfile 5 minaccia la torre, torre B6 si sposta. Il nero minaccia cavallo per E4, quindi donna D3 è la mossa migliore per difenderlo. D6 attacca l'alfiere, alfiere C3 arrocco corto, c'è sempre una pressione sul pedone B2, B3, D5. Benissimo, qui si conclude la linea principale della Taimanov nell'approccio moderno. Come valutiamo questa posizione? Il bianco ha la coppia degli alfieri, però il nero ha un forte duo pedonale e quindi diciamo così chance per entrambi. È una partita molto complessa e tutta da giocare sia per il bianco che per il nero. Benissimo, con ciò si conclude questa panoramica introduttiva, diciamo teorica. Perché? Perché io sono convinto che dopo donna per C6, che però diciamo non è una mossa a prima vista assurda, minaccia il pedone E4 e minaccia il file per C3, quindi minaccia due pedoni in pratica. Bene, come deve reagire il bianco? Cosa deve rispondere? Qual è la mossa teorica? Se la conosce la teoria. Se non la conosce, perché è difficile poi ricordarsi tutte le varianti, diciamo che a questo punto suppongo che il bianco si sia messo a pensare. E questo è il quiz numero uno per voi. Come reagireste col bianco? Vi offro quattro mosse candidate. Allora, abbiamo alfile D4, difendo il cavallo C3 e nello stesso tempo attacco il pedone G7. Cioè, cosa voglio dire attacco? Che se il nero cattura in E4, no? Col cavallo, il bianco intende rifarsi poi sul pedone G7. Donna D4, una idea molto simile. Difendo il cavallo C3, attacco il pedone C7, ma in più difendo anche il pedone E4. Terza possibilità, E5, guadagno un tempo, attacco il cavallo e poi ci penso al cavallo C3, poi provvedo. Quarta possibilità, alfiere F3, difendo il pedone E4 e ho anche una minaccetta E4 e E5, con una scoperta sulla donna. Bene, quindi quattro possibilità. Due di alfiere, alfiere F3 e alfiere D4, una di donna e una di pedone. La posizione è questa, donna per C6, questa è la posizione in cui dovete pensare col bianco, dopodiché fermate il video, scegliete la mossa e continuate a vedere, andiamo a vedere cosa ha giocato Jannik. Jannik ha giocato E5, è una buona mossa, una scelta teorica, ma anche le altre, tranne una, probabilmente non erano male. Allora, alfile D4, per esempio, dopo cavallo per E4, cavallo per E4, donna per E4, ecco, perde questo pedone. Qui c'è un problema, che alfile per G7 non si può fare. Alfile per G7 non si può fare, perché chiaramente se fa alfile G7, il nero fa torre G8 e vedete il problema, c'è il matto in G2. Quindi dopo donna per E4 il bianco ha giocato C3. Questa è una partita
mi sono dimenticato di mettere il riferimento, va bene, comunque è una partita che ho tratto, che è stata giocata, vabbè, C3 alfile 7, alfile di 3, donna di 5, donna G4. In pratica il bianco è vero che ha un pedone in meno, però ha un vantaggio di sviluppo, i due alfieri fortemente centralizzati e puntati contro l'arrocco nero, quindi ha un buon compenso e suppongo che dovrebbe andare a finire a stare meglio, per esempio donna G5 per cambiare le regine, ecco, recupera il pedone, minaccia l'altro pedone, F5. Insomma, il bianco dovrebbe stare meglio perché ha una miglior struttura pedonale, quindi alfile D4 era perfettamente giocabile. La seconda scelta, donna D4, ecco qui ho segnato Kiefer Schoffelberger, ecco, facevo meglio a non segnarlo. Dunque, donna D4 è perfettamente giocabile, alfile per C3, B per C3, però il problema è che dopo donna per E4, donna D6, ovviamente per impedire l'arrocco al nero, donna C6, donna A3, B5, qua è vero che il bianco ha vinto in partita, però onestamente a me sembra che il nero non stia per niente male. Cioè, insomma, quella donna sul bordo della scacchiera, sì, ha una debolezza sulle case scure, il bianco, per amor di Dio, però non mi sembra entusiasmante, ecco. La terza scelta, quindi diciamo la scarterei come scelta, la terza scelta, alfiere F3, questa è una partita del 2009 di Horvat col bianco, e dopo alfiere C3, B per C3, E5, torre B1, B5, A4, il bianco sta leggermente meglio, però poi è finita patta. Insomma, diciamo che se scartiamo donna D4, che forse è la più aggressiva ma anche la più pericolosa, le altre due erano giocabili. Anche 5, comunque, è un'ottima mossa, quella giocata da Yannick. Dopo alfiere per C3, B per C3, il bianco sta bene, sta leggermente meglio. Cavallo forzata. Qui però ha sbagliato. Io non ho capito. Dunque, praticamente qui hai il problema che il cavallo minaccia l'alfiere e minaccia anche il pedone. Va bene? Oh, il punto è, perché non hai giocato C4? Certo, mangia mangia, arrocco, donna D4. E come valutiamo la posizione? La struttura pedonale del bianco è danneggiata, questo è vero, però in cambio il nero ha una debolezza sulle case scure notevolissime, il bianco ha anche la colonna aperta, può fare una alzata di torre, il bianco ha la colonna F aperta, ha la donna centralizzata, l'alfiere può entrare rapidamente in gioco via D3. Insomma, non era per niente male questa idea. Tu invece hai giocato alfiere F3. Perché alfiere F3? Basandoti sul discorso che se cattura il pedone, donna D3 e il bianco sta nettamente meglio. Sì, vabbè, è vero, ma il nero ovviamente non è scemo, ha mangiato l'alfiere, poi dopo ha catturato il pedone. Quindi ti sei ritrovato col pedone in meno, è un pedone in meno, un altro pedone in presa, struttura pedonale danneggiata, in cambio che cos'hai? Hai un maggior controllo sulle case scure. E infatti hai giocato giustamente donna D6, mossa interessante. Il nero ha catturato l'altro pedone, re H1. E hai sacrificato in pratica due pedoni, hai due pedoni in meno in cambio di che cosa? In cambio di un ritardo di sviluppo, cioè il nero non può arroccare, è una specie di vero e proprio gambetto. Qui il nero ha giocato donna G5 per andare a cambiare quella donna fastidiosa, però guarda, poteva anche giocare A5, per esempio torre B1, torre A6, si sposta la regina al rocco corto,
cioè in proprio per andare a caccia della, della regina, e secondo me così sarebbe andato a stare meglio, eh? Vabbè, comunque fortunatamente ha giocato donna g5, torre a d1, hai raddoppiato, è giusto, donna e7, vuole cambiare le donne, ovviamente non le hai cambiate, donna d3, sì, però il nero ha arroccato, alfile e4. Bene, siamo arrivati, bene o male, quasi forzatamente in questa posizione critica. Andiamo a leggere il tuo commento. A questo punto il nero ha riuscito ad arroccare. Alt, Yannick, attenzione, a scacchi sei bravo, ma in italiano hai dei problemi. Il nero è riuscito ad arroccare. Noi usiamo il verbo essere come ausiliare con riuscire, quindi attento, è riuscito ad arroccare. Vabbè, dai, e ha due pedoni di più, è giusto, ma il bianco ha tutti i suoi pezzi sviluppati, con le torri su colonne semiaperte, e il suo re è, per il momento, più al sicuro. Oh, benissimo, analisi giustissima. Il vantaggio del bianco è temporale rispetto a quello del nero, vabbè, noi diciamo temporaneo, è una piccola, insomma, sfumatura. Quindi il bianco vuole attaccare, attento, attaccare con due C. Oh, mi dispiace, questa sembra da una lezione di scacchi è diventata una lezione di italiano, però già che ci siamo, insomma, penso che ti farà comodo, ecco, visto che studi italiano. Quindi attaccare rapidamente il re nero, prima che l'avversario riesca a colmare il suo ritardo di sviluppo. Bravo per colmare. Cercare di trovare un compenso dinamico per i due pedoni. Vedete come un bel flusso del pensiero. Questo Yannick, secondo me, è uno che a scacchi si vede subito quello che andrà avanti, si capisce subito. Dal flusso del pensiero, è da quello che si capisce che uno diventerà forte. Proseguiamo la lettura. Dice, il pedone 5 rende l'alfiere bianco buono, bravo, bravissimo, giusto. Anche se sarebbe, momento, anche se sarebbe piazzato meglio in C2, momento, anche se sarebbe stato meglio piazzarlo in C2, sarebbe stato meglio, purtroppo i verbi italiani sono difficili, e quindi devi ripetere i verbi e le doppie, va bene, le consonanti quando si raddoppiano. Ok, dicevamo, rende l'alfiere bianco buono e cerca di impedire una spinta di rottura centrale, D5 o F5. Bravo, certo, se il nero riesce a giocare o D5 o F5, siamo nei guai, sei nei guai. A questo punto ho proposto la patta, bravo, furbo, c'hai 500 punti di meno. Ma ovviamente il tuo avversario, che ho chiamato David, ho lasciato il nome di battesimo, ovviamente rifiuta, c'ha due pedoni di più, insomma. H6, è giusto, c'ha il pedone in presa, il pedone H7 in presa, quindi lo deve salvare. Torre F3, giusto, un'alzata di torre. Torre B8, tu commenti, dici, a questo punto il nero forse avrebbe potuto giocare F5 per F6, torre per F6, forse era possibile. Sì, forse era possibile, va bene. Comunque lui ha giocato torre B8, perché? Perché il nero, giustamente, dice, se io completo lo sviluppo, faccio B5, alfiere B7, ce l'ho fatta. Una volta cambiato quell'alfiere, che diciamo è il pezzo migliore del bianco, quell'alfiere centralizzato, io ho due pedoni di più e vinco. È vero. Torre B8, qui hai giocato torre DF1, hai raddoppiato le torri. Sì, volevo farti notare anche, però, che per evitare B5 avresti potuto giocare donna C4. Questa è una mossa interessante, cioè nel senso che se adesso il nero gioca B5, donna C7, capito il problema? Cioè la torre non si può muovere, perde materiale il nero, quindi non può, quindi dopo donna C4 avrebbe dovuto giocare altro, che ne so, forse A5, l'idea di prima. Vabbè, poi per esempio donna C7, torre A8 e poi raddoppi, non lo so, questa a prima vista sembra, a prima vista però, onestamente, a prima vista sembra migliore dell'immediata torre B1, però
anche torre 2 F1 è buona. B5, eccolo qui. Il nero è contento, credo. Il nero è molto contento, in quanto adesso può completare lo sviluppo. Adesso, tutta il discorso che mi hai fatto prima, cioè che il bianco ha un vantaggio temporaneo, perché è un vantaggio di sviluppo, e lo deve sfruttare subito, qui ho la sensazione che ci sia, siamo vicini al fallimento di questa strategia. Ecco perché c'è il secondo quiz per voi. Cosa ha giocato Jannik in questo momento? Vi rendete conto che la minaccia, non vi do mosse candidate, perché francamente non so nemmeno io cosa consigliare al bianco. È ovvio che se il nero gioca alfiere B7, cambia l'alfiere, poi in qualche modo prima o poi riuscirà a spingere qualche spinta di rottura tipo D6, D5, che ne so, qualcosa del genere, si libera un po', insomma due pedoni sono due pedoni, oh, c'è poco da fare. Quindi fermo il video e poi vieni a vedere la soluzione del quiz numero 2. La soluzione di Jannik è stata bellissima, mi è piaciuta tantissimo. Ha giocato torre F6, cappero, sacrificio di torre. E qui sono convinto che il maestro si è messo a pensare. Che giocare? Cosa deve giocare il nero? Allora, questa partita, come dicevo, mi ha interessato anche perché Jannik poi l'ha analizzata con il grande maestro Mathieu Cornet, spero di averlo pronunciato bene, insomma, quindi diciamo Matteo Cornet, il quale poi ha vinto il torneo, ecco, quindi insomma un grande maestro, e il grande maestro, la mossa consigliata dal grande maestro, vi dico subito qual è, ecco, perché adesso ve ne offro 4 di mosse candidate. Allora, il grande maestro ha consigliato donna C5. Perché? Perché complica tatticamente, perché, minaccia il pedone E5, insomma, donna C5, analizzatela voi. Seconda mossa candidata, per F6 ovviamente è da calcolare, perché sacrifici di torre, ok, ma se il nero mangia, che succede? Cioè, questa è vacanza. Terza mossa candidata, alfile B7, il nero se ne frega, lascia perdere la torre in presa e continua imperterrito col suo piano. Cambio l'alfiere, entro in un finale, di più e vinco. Quarta mossa candidata che vi offro, donna B4. Con Fidea, cercate voi l'idea di donna B4, non lo so. Quindi riassumendo, 4 mosse, 2 di donna, donna C5 e donna B4. Alfiere B7, l'idea diciamo principale del nero, quella di cambiare gli alfieri, e poi vabbè anche G per F6, va calcolata, cioè quel sacrificio è corretto o no, questo è un punto. E un terzo quiz, molto interessante, io vi consiglio di fermarvi 5 minuti, buoni, perché insomma è il momento particolare. Approfitto solo per dire che di nuovo Jannik è scritto comunque il pedone E5 attaccato, e comunque noi italiani lo scriviamo con una sola M, questo fatto delle doppie, e poi attaccato di nuovo 2C, insomma ce l'hai con le doppie e con i verbi, attento ai verbi, studi i verbi, che gli italiani, e siamo noi italiani e il congiuntivo non lo conosciamo, quindi figurati un francese, questo è l'open de Tarbes. De Tarbes? Vabbè, io conosco solo Parigi e Saint-Tropez, anche Cannes ovviamente. Bene, avete scelto la mossa? Andiamo a vedere. Allora, il nero ha giocato alfile B7, che è buona, logica, coerente e buona. Diciamo subito che G per F6, accettare il sacrificio è sbagliatissima, cioè praticamente perde la regina, il matto, cioè adesso c'è
cioè, la minaccia Dona G3 scacco, no? Dona G3 scacco è matto, quindi insomma non la guardiamo nemmeno, mi vergogno. Donna C5, vediamo la mossa del grande maestro. Questa è visto che è stata consigliata da un grande maestro. Il problema è che il bianco aveva a disposizione torre per H6. Qui adesso minaccia il matto di nuovo, cioè non si può catturare, sempre per scacco, re H8, torre F6 è seguita dal matto, quindi non può fare questa. Quindi dopo torre per H6, io credo che l'unica è F5, mangia, il nero è in profonda, se accetta la torre, di nuovo c'è scacco, copre di regina, ecco l'idea di donna C5, quella di andare sul lato di donna a proteggere il proprio re, solo che c'è donna per B8 e il bianco vince. Il bianco sta decisamente meglio. Quindi, quindi donna C5 non è buona. Donna B4 invece, che sembra strana, invece è migliore. Perché c'ha quale idea c'ha? Che adesso dopo torre per H6, G per H6, scacco, re H8, se adesso fa torre F6, addirittura vince il nero, perché c'ha scacco matto. Formidabile. Con l'idea di donna B4, è difficile da vedersi in partita. Però, un momento, il bianco non è obbligato a fare torre F6. Gioca donna F4, minaccia scacco, quindi deve coprire, scacco, re H8, donna F4, cioè da una simpatica patta per scacco perpetuo. E si conclude in bellezza. Quindi, molto bene. Credo di averle fatte vedere tutte, quindi sia G per F6 che donna C5 che donna B4. Vediamo la mossa giocata in partita. Alfile B7 è buona e Yannick ha cambiato l'alfiere e poi ha giocato torre per H6. Questa era la sua idea, quella di sacrificare in H6, dare matto in H7, quindi è costretto il nero a catturare, torre F6 di nuovo. E ora il nero ha trovato donna B4, ma purtroppo l'idea è troppo tardi, perché Yannick ha fatto scacco e ha proposto patta, perché effettivamente è patta. Dopo mangia, scacco, c'è la patta per scacco perpetuo. Beh, la patta contro un avversario di 500 punti Elo più alti, di più, insomma, è sicuramente un buon risultato, un ottimo risultato. Diciamo che come partita hai giocato bene, gli unici inguacchi che hai fatto, diciamo così, è stato alfiere F3, forse quella poteva essere leggermente migliorata. Una partita molto complicata, insomma, sicuramente, ma comunque l'hai giocata bene. L'unico appunto, diciamo, l'unico vero appunto che ti posso fare è i congiuntivi e le doppie. Devi migliorare su quello. Per il resto, insomma, siamo a un ottimo punto come livello di gioco. Scusa, dovevo completare con Viva la France!